Ti capita sempre più spesso di fare installazioni in luoghi quali abitazioni o attività commerciali dove non è presente la linea fissa? In questo video ho creato tre consigli per te per realizzare questo tipo di installazioni senza preoccupazioni. Ciao, io sono Federico, aiuto elettricisti e installatori a realizzare impianti tecnologici senza preoccupazioni, vendendo loro prodotti, ma anche competenza. Non è un mistero che l'italiano rinunci sempre più spesso alla linea fissa. Questa è quasi una certezza in una seconda casa, ma sta diventando sempre più frequente anche nelle prime abitazioni piuttosto che in piccole attività commerciali. Le offerte sempre più allettanti, con tantissimi giga mensili, piuttosto che addirittura piani con giga illimitati offerti dalle compagnie telefoniche a prezzi sempre più bassi, rendono questa soluzione davvero allettante ed è quindi molto probabile che tu ti trovi a dover installare i tuoi impianti con questo tipo di connessione. C'è da dire inoltre che le performance sempre migliori delle reti LTE-4G ci consentono di ottenere performance sempre migliori, al punto che oggi possiamo affermare che in un'abitazione, piuttosto che in qualsiasi luogo dove è presente una buona copertura, avremo performance di connettività sicuramente superiori alle vecchie linee ADSL. Ma come dobbiamo comportarci quando abbiamo da installare i nostri impianti in presenza di una connettività LTE? Ecco tre consigli per te. Consiglio numero 1. Le saponette non vanno bene. Le famigerate saponette fornite dai vari operatori di telefonia non sono assolutamente adeguate per mantenere online sistemi di sicurezza. In primo luogo, quasi mai ti danno delle porte Ethernet obbligandoti a traballanti collegamenti Wi-Fi. E in secondo luogo non sono nate per un lavoro H24 7 giorni su 7, come invece deve essere quando dobbiamo far usare al nostro cliente una app piuttosto che due app per accendere il riscaldamento, vedere le telecamere e fare tantissime cose da remoto. Se ne hai mai avuto una, ti sarà capitato prima o poi di doverla riavviare perché si è impallata. Questo va benissimo se stai guardando Netflix, molto meno bene se il tuo cliente di domenica deve aprire il cancello, entrare in casa e spegnere l'antifurto e non riesce perché il router si è impallato. Sii tassativo nel dire al tuo cliente che la saponetta non va bene, del resto, senza nessun costo aggiuntivo, è sufficiente togliere la SIM da dentro la saponetta e spostarla in un router 4G professionale. Consiglio numero 2. Verifica sempre le performance di rete prima dell'installazione. Se il tuo cliente è già in possesso di SIM dati, fai gli speed test con quella, altrimenti fanne con due o tre operatori se puoi per verificare chi ha le performance migliori nella zona dove vai a fare l'installazione. Ricordati sempre che ti interessa la velocità in download, ma soprattutto quella in upload, sarà quella alla quale affiderai la visione a remoto, ad esempio, delle tue telecamere. Attenzione anche al valore del ping. Valori di ping troppo elevati, superiori agli 80 millisecondi, ti porteranno comunque dei problemi. Se le performance nel luogo dell'installazione, all'interno di un'abitazione, all'interno di un negozio, non ti soddisfano, verifica anche all'esterno com'è la copertura. Verifica sul tetto se è accessibile o nelle immediate pertinenze del luogo dove andrai a fare il lavoro. Infatti, posso fornirti tantissime soluzioni da esterno, stagne assolutamente affidabili, che ti permetteranno di abbattere le attenuazioni indotte dai muri dell'edificio. Consiglio numero 3. 3 come le antenne di questo router 4G professionale. Creati sempre la possibilità di un riavvio remoto del tuo router, soprattutto se il luogo di installazione è un luogo di installazione impervio. Questo perché? Perché apparati come questo è vero che nascono per stare accesi H24, è vero che nascono per non bloccarsi mai, ma può succedere. Può succedere perché magari è mancato segnale per un certo periodo di tempo, per un evento meteoclimatico, per problemi che non puoi prevedere. Lasciati sempre una possibilità di backup di riavvio, se puoi. Ad esempio, se nel luogo dell'installazione è presente anche un sistema antifurto, potresti dedicare un'uscita della centrale d'allarme al riavvio remoto del tuo router, oppure router professionali offrono soluzioni integrate che, se abilitate, permettono un riavvio o ogni tot ore, oppure magari in mancanza di connettività. Ad esempio, noi sui VPN Alt 4G forniamo proprio questo tipo di configurazione. Il VPN Alt 4G si riavvia ogni 24 ore, a prescindere, e riavvia la sua parte 4G anche qualora per un tot di minuti questa non riesca più a raggiungere internet. Quindi abbiamo questi due tipi di funzioni. Nonostante questi tre consigli, tu non ti senti ancora sicuro? Hai ragione. Per questo ti dico di rivolgerti a noi. Scaricati le app OpenSignal e Network Cell InfoLight. La prima c'è sia per iOS che per Android, la seconda soltanto per Android.
Fai gli speed test e fai girare queste app nel tuo smartphone nel luogo dell'installazione e mandaci gli screenshot di queste app. Noi, con questi dati, saremo in grado di darti tutta la consulenza che ti serve e dirti già cosa scegliere, cosa non scegliere, cosa aspettarti, cosa non aspettarti. Maggiori informazioni le trovi su www.altatensioneshop.com oppure, se desideri una consulenza personalizzata, mandami un messaggio Telegram all'account Alta Tensione Rapallo. Ciao!